Stop fino al 31 dicembre 2011 alle demolizioni degli immobili abusivi nella regione Campania destinati esclusivamente a civile abitazione. E questo quanto prevede lo schema di decreto legge che sarà esaminato nella prossima riunione del Consiglio dei Ministri. La sospensione riguarda le demolizioni disposte a seguito di sentenza penale, purché riguardanti immobili occupati stabilmente da soggetti sforniti di altra abitazione relativi ad abusi realizzati entro il 31 marzo 2003. In ogni caso gli immobili saranno demoliti se gli uffici tecnici dei comuni riscontreranno pericoli per l'incolumità pubblica o privata. La disposizione si riferirebbe a circa 600 casi. Favorevole al decreto anche il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. In questi giorni il neopresidente della regione Caldoro ha sollecitato il governo ad una soluzione più veloce rispetto alla via parlamentare. Alla notizia del possibile provvedimento si sono scatenate però le polemiche, tra cui quelle di Legambiente che si è detta nettamente contraria. Il sostituto procuratore generale Ugo Ricciardi chiede che prima di procedere al decreto venga consultata l'autorità giudiziaria. E la pensa allo stesso modo anche il procuratore generale Vincenzo Galgano. Questo è il paese in cui bisogna adattarsi a tutto. Molte cose che vengono fatte in spregio delle regole vengono poi protette. Così si demolisce il lavoro della procura generale. Bisogna che i cittadini, spiega Galgano, si rendano conto che l'interesse di tutti è che le regole siano rispettate, ma qualcuno questo non deve averlo capito.